Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio realizzare insieme a voi un trasferimento su stoffa utilizzando questa carta. Vi premetto che non l'ho mai fatto, nel senso che non, è da un po' che avevo comprato questa carta, ma il tempo proprio non ce l'ho avuto per fare delle prove. Quindi ho deciso di farlo direttamente insieme a voi e vediamo un po' quello che viene fuori. Allora, io ho deciso di trasferire il tutto su una shopper di cotone bianco che avevo già in casa per vedere un po' come rimane l'effetto. E utilizzerò questa press piccolina di Cricut che mi è arrivata come regalo e che avete già visto nel video in cui ho spacchettato il plotter a taglio della Cricut. Era un'offerta che avevano fatto forse per la festa della mamma, adesso non ricordo bene il momento, comunque avevo acquistato il tutto in quel momento ed in regalo c'era questa pressetta. Ahimè, neanche questa sono ancora riuscita ad utilizzarla. Volevo fare tante prove, ma tra il lavoro, l'impegno, inutile che vi sto a spiegare, tanto siamo messi tutti nella stessa situazione e non sono riuscita. E quindi ho deciso di utilizzare questa per fare il trasferimento di oggi. Però, come dico sempre, quando non si hanno le cose c'è sempre rimedio, perché in questo caso io utilizzerò la pressa di Cricut Mini per far la prova, ma voi potete tranquillamente utilizzare il vostro ferro da stiro. Mi raccomando, l'unica accortezza, non dovete utilizzare il vapore, ma dovete utilizzare il vostro ferro da stiro al massimo della temperatura con il vapore disattivato e avrete lo stesso effetto di quello che avrò io e adesso vedremo quale sarà. Allora, io ho utilizzato questa carta. Questa carta che ho comprato su Amazon e trovate il link della carta nella descrizione nell'info box del video. Trovate il link ai prodotti da me preferiti. Ho inserito anche questa carta ed è una carta che serve per appunto trasferire le immagini stampate con, mi raccomando, un aggetto di inchiostro. Perché praticamente è la stampante che bisogna utilizzare per stampare le immagini da trasferire. E io ho stampato con la mia stampante, che è una EcoTank della Epson, la 7007, una stampante che ho comprato un po' di tempo fa. Non so se ve ne ho già parlato, ma anche la stampante anche appunto della stampante che ho comprato sono veramente contenta. È una stampante con diciamo i serbatoi per l'inchiostro, quindi è una stampante che ha un costo iniziale abbastanza elevato, ma per me che stampo tanto, e vi assicuro che di carta ne ho stampata tantissima, e i miei livelli di inchiostro si sono mossi appena appena, quindi sono veramente veramente contenta. Immaginate che quando io per esempio disegno la carta digitale, anche se parto da dei colori che ho già definito. Vabbè, adesso non sto a spiegarvi il discorso colori, magari se vi interessa me lo chiedete, lo posso anche fare, però voi sapete che allora quando si disegna si può partire da un colore che si prende dalle tavolette dei programmi grafici che sono con varie tonalità, ci piace un colore, lo vediamo sul monitor e prendiamo quel colore e facciamo il nostro disegno. Peccato che tra quello che vediamo sullo schermo del nostro monitor a quello che stampiamo può esserci tanta differenza. Questo perché innanzitutto i monitor, se voi non avete, come anch'io non ho in casa, io ce l'ho in ufficio, per questo vi dico che la differenza è sostanziale, ma se ci sono dei monitor particolari che vi permettono, hanno una tipologia di tecnologia particolare che vi permette di vedere sul monitor il colore effettivo che poi viene stampato. Però è il caso diciamo, dei monitor particolari. Lo standard dei monitor non è proprio così, quindi voi quello che vedete sul monitor non sempre è quello che vedete in stampa. Non so se voi avete già provato a fare cose di questo tipo in caso, scrivetemelo nei commenti. Quindi volevo semplicemente dire che nonostante che io invece parta da dei colori
che ho già in mente, che sono appunto, io parto generalmente dai colori Pantone, per esempio, che sono una tipologia di colore che si può valutare su una tabella, decido di usare quello e associo subito quel colore magari come base alle carte che sto disegnando, no? Però una volta che poi mischio più colori, metto le immagini, una cosa e l'altra, faccio più stampe per vedere se il risultato che ho ottenuto è quello che voglio proprio io, o quello che mi piace per realizzare poi i pacchetti digitali. Quindi vi assicuro che di carta ne stampo veramente tanta. E nonostante tutto, i miei serbatoi sono lì quasi fermi e questa è veramente una gioia. Quindi tutto ciò per dirvi che io ho stampato il mio foglio, che è questo, ve lo faccio vedere, io l'ho già stampato con la mia EcoTank della Epson 7007. Allora, io ho stampato una pagina del mio kit digitale lavanda perché voglio provare a fare una cosa che vi dico, non so se funzionerà, ma la facciamo insieme, indipendentemente dal risultato che viene, sapete anche voi se potete farla oppure se potete non farla. E cioè, se voi leggete le istruzioni della carta, vi dice di stampare il disegno che volete stampare e poi di lasciare un bordino di circa mezzo centimetro intorno al disegno della carta bianca, prima di andare ad imprimere sulla stoffa, tanto il bordino bianco appunto non verrà trasferito. Io invece voglio fare un'altra cosa. Allora, io voglio provare proprio a strappare la carta in questo modo qui. Non lo so se sto facendo una cosa, boh, che ha un senso per questo tipo, per questa tipologia di lavoro oppure no, però io voglio provare a farla. Quindi io strappo la carta in questo modo. Voglio prendere, diciamo, questo solo questo disegno, però mi piacerebbe appunto che sulla mia shopper il disegno non fosse proprio perfettamente delineato, ma vorrei l'effetto che viene appunto come quando andiamo da buona scrapper a incollare la carta strappata su altra carta, perché a me l'effetto piace proprio tanto e voglio vedere se viene lo stesso. Quindi, boh, magari sto facendo una cosa che non ha senso, ma io ci voglio provare. Quindi vedete che ho strappato il mio bordo. Quindi intanto vado ad accendere. Sì, adesso vediamo, perché non l'ho mai usata. Allora, l'ho accesa, è diventata arancione. Adesso io voglio che arrivi al massimo del suo calore, quindi dovrò aspettare, immagino che si accendano tutte e tre le ondine. Quindi aspettiamo un attimino, non so quanto tempo ci mette, speriamo che non ci metta troppo. E vediamo un attimino come imprimere questo particolare che ho strappato. Allora, intanto vi do due specifiche importanti su come utilizzare questa carta. Perché? Allora, intanto, come vi ho detto, è da utilizzare con l'aggetto di inchiostro. Nel frattempo, guardate, è diventato verde la prima ondina, quindi dobbiamo aspettare che diventano verdi tutte e tre. Allora, una cosa importantissima, quando stampate per trasferire su questa carta dovete impostare la stampante su carta normale, senza dare nessun tipo di carta particolare, e poi stampare con una risoluzione normale o media, quindi senza esagerare con un'alta definizione, anche se vi dirò che io questa qui l'ho stampata ad alta definizione perché non ho cambiato l'impostazione della stampante. Quindi, a differenza di quello che dice la carta, vi posso dire che anche se stampate ad alta risoluzione, adesso vediamo cosa succede, ma io ho stampato così. Una cosa importante è che dovete mirrorare l'immagine che volete stampare. Prima di stampare dovete mirrorare l'immagine, perché capite che noi adesso dobbiamo andare ad imprimere. Aspettate che, allora, apro la mia shopper, quindi noi dovremo andare ad imprimere la nostra immagine in questo modo. Questo vuol dire che verrà mirrorata rispetto a come la vediamo. Ora, nel mio caso specifico non mi interessava, no? Avere l'immagine o meno mirrorata, tanto l'effetto finale per quanto mi riguarda è lo stesso, avere il cappello a destra o a sinistra non cambia niente. Ma capite che se avete delle scritte è fondamentale che voi le mirroriate prima di stamparle, altrimenti una volta che le avete impresse sulla stoffa ve le ritroverete al contrario. Quindi questa è una cosa veramente, veramente importante. Dopodiché, cosa facciamo? Allora, innanzitutto io mi preparo un attimino perché ho già preparato il supporto. Vi faccio vedere molto molto casalingo cosa ho fatto. Ho preso, allora, aspettate un attimo che sposto intanto questa. Sì,
Semplicemente ho preso un tagliere da cucina, gli ho messo sopra in più strati una tovaglia in modo da avere uno spessore che non mi va a passare calore nella parte sottostante e bella stabile per andare ad imprimere la mia immagine. Quindi metto qui la mia shopper, ok, in questo modo qui. E adesso, come prima cosa, dice di intanto dobbiamo scaldare con il ferro da stiro la parte sulla quale dobbiamo andare ad imprimere l'immagine. Quindi la mia pressina non è ancora pronta, però vedo che già è calda. Quindi io nel frattempo inizio ad andare a scaldare il mio supporto. Nel frattempo tolgo anche le pieghe perché questa era già stata stirata e piegata. E nel frattempo aspettiamo che si scaldi. Ah, ok, ho scoperto un'altra cosa perché vedete che era vero che non l'ho mai usata, eh? E ho ripremuto il tastino e si è acceso il secondo LED. Questo vuol dire che devo ripremere un'altra volta e si accende pure la terza biondina. E adesso devo aspettare che diventano verdi, ma ci faranno abbastanza in fretta. Diciamo che se non mi fossi accorta di questo particolare, potevo aspettare anche mezz'ora. Ma tanto non funzionava. Questo è a riprova che non vi sto dicendo una fesseria, non l'ho proprio mai usata, così come non ho mai fatto il trasferimento immagine. Quindi adesso vediamo un po' quello che esce fuori, perché lo sto proprio facendo insieme a voi. Quindi mentre aspetto che la mia pressa diventi tutta verde, perché chiaramente dovete utilizzare il ferro da stiro al massimo calore, quindi dovete aspettare appunto che il vostro ferro da stiro sia pronto per imprimere l'immagine. Ok, adesso è diventata verde, per cui ci siamo. Allora, vediamo un po', prendiamo il particolare che ho stampato, lo giriamo al contrario, così. Chiaramente l'immagine la dovete piazzare dritta. Tra l'altro in trasparenza si intravede il disegno, quindi non si vede benissimo chiaramente, però potete avere un'idea del come metterlo dritto. Quindi abbiamo messo al contrario il nostro foglio e adesso io vado con la pressa a scaldare il tutto in modo da trasferire il mio disegno. Allora, intanto lo passo dappertutto perché vedo che in automatico si attacca un po' già al tessuto, quindi mi rimane ben fermo. E poi vado a... Adesso tengo un pochino fermo in questo modo, in modo da imprimere... Siate cioè, delicati nel senso che allora bisogna tenere sempre più o meno, questo vi dico quello che ho letto sulla carta, cercare di tenere la stessa pressione su tutto il particolare. Non muovetevi troppo velocemente, tanto voi avete bisogno che l'immagine rimanga impressa, quindi questo lo si fa solo col calore. E poi c'è anche scritto di avere questo movimento ondulatorio su tutto il particolare, con dei tempi che sono diversi chiaramente a seconda della grandezza dell'immagine che dovete imprimere. Per esempio, dice che bisogna farlo per circa 3 minuti su se la grandezza del foglio è quella di una 4. Questa è più piccola, quindi noi lo facciamo ancora un po'. Io non ho guardato i minuti perché insomma lo faccio ad occhio, ma adesso dopo lo sollevo un pochino e cerco di capire se sta succedendo quello che deve, cioè se si sta trasferendo l'immagine. Anzi, lo faccio subito, per esempio qui. Sì, l'immagine direi che vedo che è già colorato, quindi. Dopodiché, qui dice che ci sono due tipi, si possono ottenere due tipi di lavorazioni, e cioè una volta che si è deciso che l'immagine si è applicata e io vado a controllare e direi che l'immagine c'è, possiamo fare in due modi: o stacchiamo immediatamente la nostra carta dal
tessuto e in questo caso avremo un'immagine che rimane più opaca. Oppure possiamo aspettare che il tutto si raffreddi e se andiamo a staccare la carta una volta che il tutto è diventato freddo, dice che l'immagine rimane più lucida. E un'altra cosa importante è che per tessuti che andranno lavati molto spesso si consiglia la prima situazione, cioè quella di staccare il foglio quando è ancora caldo in modo che l'immagine rimanga opaca. Ora, io per una questione di tempo, poi farò una prova anche per avere la stampa lucida, però adesso, visto che insomma, sto facendo questo video, ho deciso di staccare la carta quando l'immagine è ancora calda, quindi l'immagine rimarrà un pochino più opaca, però... Ah, troppo carino! Ah, troppo bello! Aspettate, sono entusiasta, scusate, ma come vi dicevo, lo sto facendo per la prima volta, quindi volevo capire un attimino il risultato e immagino che fatto ciò, queste sono proprio cose che utilizzerò perché mi piace proprio tanto tanto il risultato. Allora, guardate, sto staccando. Adesso vado a togliere anche questa parte qui che... Questo è successo, so anche perché ci sono questi pezzettini, perché io ho strappato la carta, quindi c'erano dei punti in cui la parte bianca della carta era rimasta un po' fuori. Sicuramente se voi tagliate con la forbice la carta, come dice il foglio, magari questo particolare non lo avete, però a me non interessa, io volevo provare a fare una cosa e vi faccio vedere. Anzi, facciamo una cosa, prima di farvi vedere il risultato da vicino, che era quello che volevo, finisco di fare l'ultima cosa, perché all'interno del pacco di carta c'è un foglio che dovrebbe essere una carta siliconata, che è questa, sembra quasi una carta da forno, ma non so se è proprio una carta da forno, quindi sinceramente non so se si potrebbe sostituire con una carta da forno, usate quella che c'è dentro il foglio, dentro il pacco, tanto potete, immagino, riutilizzarla per tutti i fogli, quindi non è un problema. Dice che per fissare il colore, cioè quindi per fissare quello che avete fatto, bisogna andare a stirare con nuovamente il disegno con sopra questa carta siliconata che trovate nel pacchetto. Quindi io vado a fare questa operazione, il tempo è di nuovo un tempo che varia dai 20 secondi su un foglio A4, quindi direi che va bene già così perché questo è meno di un foglio A4 e adesso andiamo a togliere il nostro foglio. In questo modo abbiamo fissato il nostro disegno. Ora, fatto ciò, vi voglio far vedere la mia prova, come è venuta. A me piace. Quindi ora che il risultato è come speravo, faccio ancora una cosa, e cioè prendo il mio timbro, vi faccio vedere quale, prendo il mio timbro pensando, thinking of you, pensando a te, e vado a incollarlo qua sul mio vetrino e con i pennarelli della Faber-Castell, i Big Brush che diventano, sono dei pennarelli che mi avete visto vol più volte usare, che diventano indelebili una volta asciutti, vado a timbrare anche la mia scritta sotto il mio disegno per completarlo. Chiaramente voi cosa potete fare? Basta prendere un pennarello indelebile, per esempio, e lo potete scrivere a mano se siete bravi. Non è il mio caso perché io a mano sono veramente una cosa... Le mie scritte a mano sono abbastanza inguardabili, quindi preferisco evitare. Per cui utilizzo il mio timbro. Oppure potete anche stamparvi una scritta e trasferirla esattamente come abbiamo fatto per il nostro disegno. Ricordatevi solo di mirrorare la scritta prima di andarla a stirare sul vostro supporto. Quindi adesso premo bene perché ho solo una possibilità.
per imprimere bene la scritta, quindi cerchiamo di fare un lavoro accurato. Ok, bellissimo. Guardate. Ho messo anche la scritta di personalizzazione. Avrei potuto anche farlo con la mia Cricut, per esempio, così provavo anche gli iron, i vinili trasferibili con il calore, ma non ho avuto il tempo di preparare il tutto e quindi farò un video la prossima volta per farvi vedere come utilizzo la mia Cricut, perché adesso mi sto attivando, non ho avuto il tempo, ma ho già fatto delle cose molto molto belle, ma non ho avuto il tempo di fare i video e magari vedrò di prepararli per la prossima volta. A questo punto direi che quello che volevo farvi vedere ve l'ho fatto vedere, l'abbiamo fatto insieme, io sono molto molto soddisfatta del risultato. Ditemi che cosa ne pensate e se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi. Se non siete ancora iscritti al mio canale, avete piacere di farlo, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Un abbraccio, ciao ciao!